Pensavamo che invasioni di altri paesi, brutali combattimenti nelle strade e minacce atomiche fossero ricordi oscuri di un passato lontano. Ma il vento gelido della guerra, che porta solo morte, distruzione e odio, si è abbattuto con prepotenza sulla vita di tanti e sulle giornate di tutti. E mentre ancora una volta qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti, provoca e fomenta conflitti, la gente comune avverte il bisogno di costruire un futuro che o sarà insieme o non sarà. Ora, nella notte della guerra che è calata sull'umanità, per favore non facciamo svanire il sogno della pace. Quanto oggi ci serve una misura umana davanti all'aggressività infantile e distruttiva che ci minaccia, di fronte al rischio di una guerra fredda allargata che può soffocare la vita di interi popoli e generazioni. Quell'infantilismo purtroppo non è sparito, rimase prepotentemente nelle seduzioni dell'autocrazia, nei nuovi imperialismi, nell'aggressività diffusa, nell'incapacità di gettare ponti e di partire dai più poveri. Oggi è tanto difficile pensare con la logica della pace. Siamo abituati a pensare con la logica della guerra. Da qui comincia a soffiare il vento gelido della guerra, che anche stavolta è stato alimentato negli anni. Sì, la guerra si è preparata da tempo, con grandi investimenti e commerci di armi. Ed è triste vedere come l'entusiasmo per la pace, sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sia negli ultimi decenni affievolito, così come il cammino della comunità internazionale, con pochi potenti che vanno avanti per conto proprio alla ricerca di spazi e zone di influenza. E così non solo la pace, ma tante grandi questioni come la lotta alla fame e alla disuguaglianza sono state di fatto derubricate dalle principali agende politiche. L'allargamento dell'emergenza migratoria, pensiamo ai rifugiati della martoriata Ucraina adesso, chiede risposte ampie e condivise. Non possono alcuni paesi sobbarcarsi l'intero problema dell'indifferenza di altri. E non possono paesi civili sancire per proprio interesse torbidi accordi con malviventi che schiavizzano le persone. Purtroppo questo succede. Il Mediterraneo ha bisogno di corresponsabilità europea per diventare nuovamente teatro di solidarietà e non essere l'avamposto di un tragico naufragio di civiltà. Il Mare Nostrum non può diventare il cimitero più grande dell'Europa.